Abbiamo con noi oggi come ospite di Donna Scienza una donna di scienza veramente importante e, come dire, un orgoglio della ricerca italiana. È la professoressa Simona Iammarino, che insegna alla London School of Economics. È stata la prima donna direttrice di un dipartimento, il Dipartimento di Geography and Environment, dal 14 al 17, e sarà la prima donna a rivestire il ruolo di editor in una prestigiosissima rivista della Oxford University Press, che è il Journal of Economic Geography. Ma Simona ha radici italiane ben piantate, perché lei è nata a Roma, si è laureata alla Sapienza, ha preso lì il dottorato, ha fatto i suoi primi passi scientifici al CNR con una borsa di studio e da qui poi si è lanciata, prevalentemente passando attraverso la Commissione europea, nel Regno Unito, dove ha lavorato come docente, ovviamente, in prestigiose università quali Cambridge, Reading, Sussex, per essere poi approdata, come dicevo, alla London School of Economics. Ci daremo del tu perché io e Simona ci conosciamo da tanti anni, quindi non facciamo finta che sia un'intervista paludata. Giusto, Simona, ho detto bene tutte queste cose? Assolutamente, assolutamente, Sveva è un quarto di secolo che ci conosciamo, quindi parecchio. Allora, senti, se vogliamo cominciare parlando un po' di tutti questi ruoli rilevanti che hai ricoperto e che ricoprirai, che significa per te averli ricoperti e se hai degli obiettivi da raggiungere, ovviamente scientifici, ma anche non solo, in merito a queste posizioni che tu hai assunto e assumerai? Ma sai, obiettivi, diciamo che la gran parte degli obiettivi di una carriera da ricercatore accademica, anche in punto di insegnante, più o meno sono stati raggiunti. Adesso ne ho altri come accademica con esperienza e con ormai una lunga esperienza, perché sono oltre 30 anni che faccio questo mestiere, avendo cominciato alla Sapienza come cultore della materia subito dopo la laurea nel 1989, quindi insomma è un lungo periodo. Adesso gli obiettivi sono quelli di consolidare alcune linee di ricerca, di aiutare giovani, e lo sto facendo già da molti anni con i miei PhD students, per poi cercare appunto di lanciarli sul mercato del lavoro in maniera solida e appunto sapendo che non è una carriera facile, aiutare quelli che appunto hanno delle capacità, ma magari pochi mezzi, e aiutare anche colleghi giovani, per esempio, sulla strada di cercare, diciamo, grants e finanziamenti per la ricerca, che sono sempre di meno, come sappiamo purtroppo. E ho la grande causa della gender equality. Sono adesso, insomma, rappresentante per Equality, Diversity and Inclusion del mio dipartimento. Ho fatto lavoro a LSI con altre, ovviamente con altre donne, e in generale nella comunità scientifica che mi riguarda siamo in parecchie, tra l'altro anche parecchie donne italiane appunto che sono all'estero, coordinate nel cercare di far avanzare una situazione che sembrava 30 anni fa andare sempre meglio, ma che forse con gli ultimi, diciamo, l'ultimo decennio post crisi economica ha riportato un po' indietro su molti aspetti, perché ovviamente non è stato un decennio progressista, mettiamola così. Quindi questi sono un po' gli obiettivi del futuro: aiutare le nuove leve e cercare di fare cioè di fare una differenza in quanto a equality di gender, perché è una cosa molto importante. Perfetto, come puoi ben immaginare, questo ci sta particolarmente a cuore come associazione e a me come attività anche mia personale di ricerca, che in questi ultimi anni si è focalizzata molto su genere e donne scienza. E andando un pochino indietro sulla tua carriera e sui tuoi inizi, tu come mai hai scelto di diventare ricercatrice e qual è stata poi la tua esperienza di donna come ricercatrice? Pensi che hai dovuto affrontare più difficoltà, più ostacoli rispetto ai tuoi colleghi maschi? E se puoi un po'
magari fare qualche confronto, visto che hai esperienza nazionale e internazionale sulla situazione in questo riguardo in Italia, in Europa e nel Regno Unito. Ci sono grandi differenze, l'Italia è più indietro e più avanti, nel Regno Unito è più facile. Quindi cominciando un po' dal perché e dal come sei diventata ricercatrice, farci un po' capire, scusami, questa tua, come dire, progressione, quali ostacoli ha dovuto affrontare. Prego. Come sai, appunto, ho avuto un percorso un po' articolato, nel senso, come hai detto, dopo il dottorato, io una parte del dottorato all'estero, all'epoca appunto, non so se è ancora così, bisognava andare all'estero un periodo, io l'ho fatta proprio alla London School of Economics, dove poi sono rientrata dalla finestra 20 anni dopo. Il percorso è stato movimentato, il CNR è stata un'esperienza fondamentale perché mi ha aperto una network di accademici e di ricercatori dove poi sono rientrata, appunto io ho lasciato l'Italia con una posizione di ricercatore confermato alla Sapienza e sono andata prima di tutto all'Università del Sussex come professore associato. E a SPRU, che appunto è una comunità, Science Policy Research Unit, che mi aveva proprio procurato come contatto il CNR, no? Poi sono stata 6 anni e mezzo a SPRU e nel 2009 sono passata a LSI e l'anno dopo sono diventata professore, full professor. E una serie di borse di studio postdoc sono state fondamentali per la mia carriera e forse tra le tante la borsa NATO che appunto mi vide al CNR e poi a Cambridge, però una delle determinanti fu la Marie Curie postdoc europea. E quella che feci 2 anni a Reading e quella ovviamente ha aperto poi una serie di sbocchi che forse sarebbe stato difficile senza. Ora, quindi un percorso accidentato sicuramente o quantomeno variegato con anni e anni e anni di precariato perché appunto sono passata addirittura anche dall'Istat per 3 anni come ricercatore prima di approdare alla Sapienza, quindi i cappelli si sono susseguiti per veramente un decennio almeno. E la mia forza direi che è stata quella di non perdermi d'animo e di non cercare il posto fisso, ma di puntare su borse di studio prestigiose, e non rimpiango la scelta neanche un attimo, perché questo mi ha aperto molto più accesso a network importanti e nel nostro lavoro, come forse ormai in qualunque tipo di profilo professionale, il network è fondamentale. Quindi poi diciamo che al di là della competenza che ti costruisci è anche essere nel posto giusto al momento giusto e inserita in un network che ti conosce, che ti apprezza e che sa chi sei e cosa fai. Come donna ovviamente ho dovuto affrontare una serie di difficoltà che sicuramente i colleghi maschi non si sognano neanche lontanamente, e questo dall'inizio, essendo stata una giovane, ho cominciato a lavorare all'Università della Sapienza come cultore della materia nell'89, quindi ero veramente molto giovane. E poi insomma, esperienze anche piuttosto dure di discriminazione o di a volte anche insomma spiacevoli proprio sotto un profilo personale, un po' dappertutto. Ora, detto questo, poi uno si abitua, si costruisce la seconda pelle e va avanti, impara ad avere le reazioni giuste. E devo dire che la differenza, per esempio, fra un sistema come quello italiano e un sistema, perché sento spesso questa cosa, dice, ah, però tu sei in Inghilterra, quindi le cose vanno molto meglio. In realtà non è così.
sono modi diversi di discriminare e di creare disuguaglianza, perché sono diversi, ovviamente, sono diverse le variabili culturali, istituzionali, e quindi si estrinseca in maniera diversa, ma la discriminazione c'è ovunque e non è sostanzialmente differente. Ecco, quindi questo ci tengo a precisarlo. Quello che succede, quello che almeno io, basandomi sulla mia esperienza personale, su quella di tutti quelli che poi ho visto, seguito, studenti soprattutto, colleghi, colleghi giovani, colleghi più senior, è che il sistema britannico assicurava una trasparenza maggiore, assicura una trasparenza maggiore in generale, e quindi la selezione è molto più storicamente molto più curriculum e basta, diciamo, ok? Quindi questo io sono abbastanza sicura che la carriera accademica per me sia stata più rapida che se fosse rimasta in Italia, ecco, mettiamola così. Questo però a parità di genere, ok? Questo funziona per tutti, quindi non lo attribuirei a una ad una diciamo al fatto che qui le donne vengono considerate di più. Questo assolutamente no, abbiamo gli stessi problemi, anzi, da un certo punto di vista, per come è impostato il sistema qui, ci sono anche più fattori discriminanti, come per esempio quello dei salari, perché nelle università italiane i salari sono diciamo livellati, il salario è quello, un professore ordinario più o meno, insomma dipende un po' dall'esperienza e dalla fascia, però quello è, e qui no, qui si negozia un po' tutto, perché e quindi si vede che appunto io ho fatto il direttore di dipartimento per quasi 4 anni e ho visto che fattori come per esempio il retention, cioè quando appunto un membro della facoltà comincia a negoziare perché c'è un'offerta da un'altra parte, quello è un atteggiamento tipicamente maschile. Io ho avuto vari casi di retention e parlando anche con altri capi di direttori di dipartimento, sono sempre solo maschi che fanno il giochino in modo da... Ecco, le donne non, no, le donne no, per vari motivi, anche perché sono meno credibili quando hai figli piccoli, eccetera. Non ti metti a fare il giochetto perché tanto sanno benissimo e tu non te ne vai, no? Quindi in questo non mettiamoci sempre nella posizione di dire sì, però in Italia invece il resto del mondo è fenomenale. No, non è così. Ho anche sott'occhio vari altri sistemi in Europa, per esperienza appunto di colleghi, colleghe, giovani, ex PhD students, e non è così. Quindi insomma il sistema tedesco, il sistema olandese hanno problemi similissimi ai nostri, forse in Scandinavia qualcosa meglio. D'altra parte tutti i dati internazionali confermano ampiamente quello che stai dicendo, perché non è che l'Italia, anzi, per certi versi su alcune discipline, su alcune aree è più avanti di altri paesi. Paradossalmente l'Olanda, per esempio, è un posto che nessuno mai immaginerebbe al di sotto dei valori italiani, e invece l'Italia è al di sopra. Quindi, come dire, non è che il nostro piattino è sempre il peggiore di tutti, anzi. No, no, assolutamente no. Se non è il migliore, tu parlavi della Scandinavia, in cui c'è questa sorta di paradiso di parità in tutto. Però comunque è un altro genere. E quindi sì, effettivamente, diciamo a parità, però tu dicevi di curriculum e di candidati, lì a quel punto non c'è più la scelta che, non dico sempre, ma insomma quasi sempre ricade sul maschio. No, non è vero questo, perlomeno nella tua esperienza. No, questo no.
Questo no, abbiamo ovviamente adesso, soprattutto negli ultimi, diciamo nell'ultimo decennio in particolare, ho visto, io negli ultimi 4 anni sono anche stata membro del council della LSE, quindi come governor, ho visto delle ottime politiche proprio per evitare qualsiasi tipo di discriminazione, per quanto ne so, passi avanti dal punto di vista proprio formale, diciamo, delle istituzioni formali sono stati fatti insomma, un po' dappertutto in Europa, è anche una regolamentazione che ci viene dall'Europa, no? Quindi siamo abbastanza uniformati su questo, però di fatto, nonostante queste, diciamo, questi miglioramenti dal punto di vista delle leggi e delle formalità, quindi le quote, quindi la preferenza a parità per donne, eccetera, continuano a nascondere fattori culturali molto molto radicati, e quelli sono il problema vero, è cambiare la cultura, cambiare proprio le istituzioni informali, se vuoi, i modi di comportamento, perché poi adesso poi con il Covid ne vediamo di tutti i colori, perché appunto ci sono vari fattori regressivi, quindi è combattere sotto la scorza del tutto va bene, tick the boxes, no? Cioè abbiamo fatto questo, questo e questo, quindi siamo a posto. Poi di fatto fattori come appunto maternità, responsabilità di figli o di dipendenti, di famiglia, eccetera, e disponibilità in orari, viaggio, eccetera, eccetera, ancora sono lì, sono barriere e purtroppo vedo che le PhD giovani o le colleghe giovani ci sbattono contro esattamente come me 30 anni fa, quindi è un po' scoraggiante, diciamo, la situazione in questo senso. Ti ho dato due cose sulle quali mi proponevo di chiederti la tua opinione. Una sono le quote rosa. Le quote rosa sono state introdotte anche in politica, in altri ambiti, nelle aziende, eccetera, con sentimenti contrastanti, come dire, no? C'è chi dice anche fra le donne, no, io non sono un panda, non devo avere i miei meriti, non entro in quota rosa. Altri che invece dicono, no, le quota rosa ci vogliono perché è un grimaldello con il quale smuovere un po' tutto questo apparato di cui stiamo parlando. Volevo un po' sentire la tua opinione e in parallelo la tua opinione sulla difficoltà maggiore, che sono le difficoltà culturali, per esempio tutti l'area delle materie STEM da sempre considerata un'area di studio più maschile che femminile, e quindi anche qui culturalmente si è radicato questo pregiudizio sul fatto che appunto le ragazze non sanno la matematica, la fisica è una cosa per gli uomini, eccetera, eccetera. Quindi un po' le due cose, le quote da una parte e la cultura, come dire, generale in questo senso dall'altra, se ci puoi dare la tua opinione. Guarda, le quote, sì, come al solito in tutto c'è l'altra parte, cioè the other side of the moon, infatti. Io, per esperienza di nuovo diretta, sono a favore delle quote, perché è un meccanismo che forza certe chiusure, ok? Quindi vediamo ancora, adesso io appunto ho colleghe sulla frontiera come in Italia, come per esempio Roberta Rabellotti, professore a Padova, che ingaggiamo questa lotta costante con per esempio i panel solo maschi, quindi io introdurrei quote anche a livello di organizzazione di panel, conferenze, di policy, quando poi è di policy praticamente vedi che la maggioranza è sicuramente maschile. Detto questo, le quote vanno amministrate con intelligenza, perché ho sentito queste, diciamo, questi
poi critiche dicendo: ah sì, però allora io non voglio essere messa lì perché sono donna. E no, il meccanismo sottostante è che comunque la selezione avviene sulla competenza e che però si fanno sforzi disumani per cercare di avere questa competenza anche dal punto di vista di equalità di genere, okay? Di uguaglianza di genere. Il punto è che spesso quando c'è il panel o la commissione maschile, ti viene detto: ah beh, abbiamo tentato di contattare la professoressa X, ma non poteva e quindi così è finita. Le quote servono proprio a questo, a spingere un impegno per cercare di riempire con le competenze. Quindi non è una questione di chiedersi sei lì perché sei donna. No, si è lì perché si hanno le competenze per esserci e ci sono le donne perché ci devono essere le donne. Ok? Quindi detto questo, poi è ovvio che le quote hanno una serie di problematiche che sono molto spinose, perché ad esempio, ti faccio un esempio concreto, noi nel mio dipartimento siamo una cinquantina di accademici a tutti i livelli, professori saranno 15-18 full professor, siamo in 3 donne, ok? Professori. Quindi il glass ceiling è ancora lì, cioè, e questo è più o meno, appunto, come hai detto tu, una cosa che non è specifica del dipartimento assolutamente. Quindi il problema è che poi evidentemente ti arriva addosso una richiesta pressoché costante di sederti su tutte le possibili committee o panel o selection. Che esistono, e quindi c'è anche un problema di capacità che non è quindi va studiata le quote vanno implementate insieme ad altri aspetti, cioè quello di forzare il glass ceiling, cercare di essere più flessibili e quindi magari cercare anche a livelli inferiori, diciamo, di carriera nel senso più junior, però guardare a profili di alta competenza. Siamo pieni di donne bravissime che sono a inizio o a mezza carriera e cercare di essere flessibili, cioè su una committee non è necessario che siamo tutti professori ordinari, anzi, a volte avere gente più giovane porta nuove idee e anzi anche nuove metodologie, eccetera. Quindi la quota di per sé va messa a punto in un sistema, non risolve le cose se presa isolatamente, ma inserita in un meccanismo di incentivi, di ricerca, di meccanismi per riempirle queste quote, capisci? Perché quindi questo è il problema delle quote e diciamo che in generale io sono a favore se appunto messe a punto con intelligenza in un sistema che poi anche dia un riconoscimento, cioè che non ti senti dire: ah, sei lì perché sei donna, perché è una stupidaggine, perché potremmo dire esattamente lo stesso, siete tutti lì perché siete uomini in realtà. Quindi gioca da tutte e due le parti. Sulle STEM, lì il discorso è complesso. Io vedo che, tra l'altro, a livello universitario, quando poi appunto gli studenti arrivano in materie come la mia, che è molto interdisciplinare, multidisciplinare, per cui abbiamo i nostri studenti hanno esami di matematica, di statistica, di econometria e di scienze assolutamente sociali. Io ho studenti che sono 50-50, ormai questo è un dato dilagante, e
non vedo nessun tipo di preferenze o di capacità, quindi questo significa forse che bisogna ripensare un po' il sistema educativo o dell'istruzione dalla base, cioè direi forse dalla scuola materna in poi. Bisogna ripensarlo e questo ripensamento forse non è stato fatto, e qui di nuovo non mi riferisco all'Italia perché forse in Inghilterra è ancora peggio sotto alcuni aspetti, e cercare appunto di pensare a curriculum che incoraggino tutti a esercitare certe capacità e competenze. Francamente, dall'esperienza di ormai centinaia di migliaia di studenti a livello undergraduate, a livello di master, a livello di PhD, io non ho mai notato nessun tipo di naturale inclinazione. Certo. Quindi com'è possibile? Allora, fermarsi al punto, di nuovo, le cose vengono viste purtroppo a volte a compartimenti stagno, Sveva, cioè è inutile che tu mi cominci a dire perché le donne non vanno a scegliere matematica o fisica, voglio dire, bisogna vedere che cosa è successo prima. E cosa è successo prima? Parte da quando i bambini hanno 4 anni e cominciano a esercitare le loro capacità cognitive, e quindi lì incoraggiare tutti e pensare a qual è il metodo migliore per farlo, perché le cose sono cambiate. Perché io, come te, probabilmente abbiamo passato 5 anni del liceo a studiare il greco antico, capisci? Ora, non dico che sia stato un male, per carità, perché ha aperto la mente, eccetera, però forse bisogna cominciare un attimo, perché il mondo cambia così rapidamente, la tecnologia cambia così rapidamente, che bisogna rivedere però il sistema nel suo complesso, non alla fine, perché alla fine, come sappiamo, è troppo tardi. Perfetto, perfettamente d'accordo. Come hai detto te, il problema comincia alla scuola dell'infanzia, non comincia Assolutamente. all'università. Ed è da lì bisogna cominciare a incidere e a far cambiare le cose, la mentalità, tanto più che il cambiamento, come dicevamo, è culturale, e quindi i cambiamenti sociali e culturali sono i più difficili e più lenti da introdurre. Un'ultima cosa prima di arrivare alla domanda conclusiva. Una Se domanda. voglio, Sveva, se posso, un'altra cosa molto importante, perché si insiste molto su queste STEM ed è una cosa sacrosanta, però la percezione che si ha anche, guardando un po', non è il mio campo di ricerca, però per varie vie l'ho un po' toccato. Il punto centrale è la interdisciplinarietà nel futuro. Quindi non è solo STEM, perché poi muoversi solo su STEM si rischia di andare dalla padella nella brace. È la capacità di integrare differenti basi cognitive che è fondamentale, e quindi lo dimostra la tecnologia e il progresso tecnologico, quindi la capacità di integrare social, humanities e STEM, che sarà sempre più richiesta. Quindi questa è un'altra cosa che va vista nel curriculum dall'origine, perché al momento siamo molto in silos, ok? E questo probabilmente non è il futuro. Ecco, volevo aggiungerla perché è una cosa importante. Molto, molto importante, assolutamente. Il futuro è lì, è proprio nell'intersezione, non è nella compartimentalizzazione. Forse non lo è mai Esatto. stato, ma tanto più No. adesso non lo è sicuramente. Allora, la domanda che volevo farti è su un tema spinoso, che però è, secondo me, secondo tanti, la punta di un iceberg. E mi riferisco alle molestie sessuali. Noi l'anno scorso, come Donne e Scienze, abbiamo fatto una, come in annuale, l'abbiamo chiamato WeToo, e quindi con l'Associazione Internazionale dell'European Association of Women Scientists abbiamo fatto questo convegno su sexual harassment. E è venuto fuori di tutto, di più. Dal punto di vista
come dire, cosa succede, cosa non si dice, che su questo tu hai, non ti dico esperienze personali, perché in qualche modo penso che ce le abbiamo tutte, dallo sguardo eccessivo fino al commento davanti a tutti, sì, no. Ecco, questo voglio dire, penso che sia successo a tutte quante, però al di là di questo, due esperienze di persone appunto che tu sai nell'università che frequenti adesso, che hai frequentato, ci sono sempre più momenti in cui, l'ultimo è stato Pandolfi poche settimane, giorni fa addirittura, in cui i docenti vengono in qualche modo smascherati, addirittura cacciati, eccetera, eccetera. Però, come dire, per un docente cacciato forse ce ne sono 50 che invece con la povera PhD, con la ricercatrice alle prime armi, se non addirittura con la studentessa, hanno ovviamente un atteggiamento di potere a questo punto, ahimè, appunto, che come dire, colpisce poi le più fragili da questo punto di vista. Vulnerabili, cioè. Non una tua esperienza, qualcosa che ci potresti dire? Ma guarda, questo è appunto, come dici tu, è un tema spinoso su cui quello a cui accennavo prima, cioè dipende dal livello in cui tu consideri la violenza sessuale, perché appunto, come dici tu, ci sono infiniti gradi di violenza sessuale che partono dal commento o diciamo dal comportamento fisico aggressivo e poi possono appunto scalare fino a livelli di orrore, perché non, di questi atteggiamenti, diciamo, ne ho visti tantissimi, li ho sperimentati io nella notte dei tempi, quando ero giovane, soprattutto appunto tra due matrimoni. Ho avuto un decennio di donna single e divorziata che diciamo naturalmente attira per non so quale per quale strana combinazione di idee il fatto che ci si possa permettere, ma e quindi sì, esperienza diretta e bullismo, diciamo, più che, ecco, bullismo sessuale, ovviamente, no? Senza poi arrivare appunto a casi di estremo orrore. E ci sono, appunto per questo, però io all'inizio parlavo di cultura. E la cultura, di nuovo, sverva, qui è inutile appunto andare a guardare il fine, qui bisogna cominciare dalla causa, dall'inizio, parlare di apertamente di questi atteggiamenti, di cosa è il bias che abbiamo, cioè il bias culturale. E io ho fatto, come direttore di dipartimento, ho fatto una serie di corsi che la LSI mi ha messo a disposizione e che devo dire sono stati molto utili come supporto, diciamo, a un ruolo manageriale che io non avevo prima mai svolto, appunto. Però appunto quello, per esempio, dell'unconscious bias, ok? E ti rendi conto quanto poi non ci rendiamo conto, ok? E queste sono cose che andrebbero insegnate, e qui non è una questione poi solo di gender, perché come sappiamo al momento c'è una questione di etnia, razza, religione, non si finisce più, le dimensioni della disuguaglianza sono talmente variopinte che poi io sono particolarmente, perché poi uno non è che può muoversi come attivista su tutti i fronti, perché poi alla fine diventi inefficace, questo dico, però di fatto bisogna sempre tenere presente che il problema è sfaccettato in quindi anche appunto per eliminare questi abusi di potere, perché ce ne sono, questi atteggiamenti bullistici, atteggiamenti aggressivi di violenza, diciamo, nascosta e passiva, bisogna cambiare la testa alle persone,
e non c'è niente da fare. Per cambiare la testa alle persone, come sappiamo bene, non si può fare all'età nostra. Bisogna cominciare da bambini. E quindi di nuovo ritorniamo al, cioè, ecco, cose di questo genere. Qui ho visto qualche tentativo, forse perché è una società che fino adesso, perché non sta andando nella direzione giusta, però è stata più multiculturale, certi problemi forse sono venuti fuori prima. Non dico che li abbiano risolti, dico solo che li hanno dovuti forse concettualizzare prima di noi. Però è molto importante mettere a punto degli schemi seri dalla scuola materna in poi per forzare questi bias che abbiamo, comportamentali di cui appunto a volte siamo addirittura non consapevoli. E quindi questo è quello che posso dire. Poi, cioè, ci sono una serie di meccanismi che puoi mettere a punto di solidarietà. Adesso ho questo studio che tra l'altro ho mandato al CNR proprio su una valutazione fatta con una mia PhD student sulla l'efficacia delle politiche di supporto alle vittime di rape, lì andiamo nel caso di orrore, appunto. E vedi anche che appunto certe politiche pubbliche di supporto fanno una differenza enorme. Questo è quello che, quindi, a tanti livelli, in vari ambiti, bisogna cambiare le cose. Perfetto, ti ringrazio, assolutamente d'accordo e comunque torniamo, come dicevi tu giustamente, al fatto che il problema è culturale, il problema comincia molto presto. Forse ci eravamo un po' illusi o tuttora si illudono le studentesse che l'ambito accademico-scientifico fosse un po', come dire, preservato da questo tipo di problemi e invece è un ambito umano e come tale non lo è affatto. Non abuseremo più del tuo tempo, però un'ultima domanda te la voglio fare per finire con un sorriso, come dire, un messaggio da trasmettere alle ragazze che vogliono intraprendere la carriera scientifica, alle giovani ricercatrici alle prime armi. Cosa ti sentiresti di consigliargli, di dirgli, di invogliarle? Spero non invogliarle verso questo No, tipo di no, carriera, che assolutamente. è uno dei mestieri più belli del mondo. Sì, esatto. Chi la dura la vince. E assolutamente, se si è seri, se si fanno le cose con passione, mettendo l'anima, ci si riesce. E la solidarietà, il network con altre donne è fondamentale, quindi non sentirsi e non cadere nella mentalità, direi molto maschile, della competizione vita tua, mors mia o viceversa, perché quello non aiuta e crea rabbia, crea astio, che non... no, solidarietà, collaborazione, creare network di donne, lo stiamo cercando di fare e ci serve aiuto in questo senso. Io mi rendo conto che persone come me e te possono spendere, diciamo, tempo a farlo questo appunto si riconduce poi a quello che mi hai chiesto all'inizio. Possiamo mettere energie nel creare network, nel creare panel, e lo stanno facendo in molte, appunto, come ripeto. Però è importante che, ecco, anche all'inizio della carriera si senta questa dimensione, perché se si è in connessione in network si fa la differenza. Se si pensa soltanto al proprio orticello, il messaggio rimane sul chi ha fortuna e chi ce n'ha meno. Quindi apertura, collaborazione, networking, solidarietà e tanta determinazione e passione, perché se si ha la passione alla fine ci si riesce. Ed è un mestiere bellissimo, non solo la ricerca è complementare all'insegnamento, perché poi le
Le grandissime soddisfazioni vengono anche da, dagli studenti e dal capitale umano che uno forma, e devo dire che è stata una ricchezza costante ed è anche la cosa che mantiene giovani, quindi è importante. Perfetto, grazie mille, mi sembra un ottimo messaggio con il quale concludere. Grazie a Simona Iammarino, docente alla London School of Economics, prestigiosissima figura italiana all'estero. È stato un grande piacere averti con noi. Sei adesso una amica di Donne Scienza e quindi come tale... Assolutamente sì, molto, molto fiera, e spero magari di fare conoscenza con il network un pochino più direttamente che sta attraverso uno schermo. Le creeremo. Assolutamente. Grazie ancora Simona. Grazie mille Stefa, grazie mille, grazie.